Ciao a tutti! Oggi intervista a distanza, il format in cui sostanzialmente ospito qui sul canale personaggi a mio parere illustri del mondo editoriale, quindi autori, editori, gente che ha a che fare quotidianamente con i libri e che appunto intervisto qui dal mio divano e non sono fisicamente con me. Perché invio loro le domande e loro mi rispondono dai loro lidi, da casa loro, ovunque lo desiderino. Diciamo che questo, al di là della situazione che stiamo vivendo attualmente a livello di emergenza sanitaria, è anche un'occasione per me di intervistare persone anche dall'altra parte del globo. Ad esempio, in una delle interviste precedenti avevo intervistato appunto Carla Vitantonio, che attualmente si trova a Cuba. Se siete interessati a vedere altre interviste che ho realizzato in passato, c'è una playlist qui su YouTube. Oggi però affronteremo un libro in particolare, una uscita fresca di stampa che ammetto aspettavo con estrema ansia. L'ospite di oggi infatti è Riccardo Falcinelli, il primo nome che forse ci viene in mente parlando soprattutto di design editoriale. Sono sue ad esempio alcune delle più iconiche copertine dell'editoria contemporanea e soprattutto è autore di saggi che hanno ottenuto enorme successo, in particolar modo Critica portati dal Visual Design e Cromorama, rispettivamente del 2014-2017, è tornato quest'anno con Figure, che ovviamente, dato anche il mio hype, dato il fatto che avevo adorato i saggi precedenti, mi sono divorato in pochissimi giorni, tipo ero lì completamente inchiodato alle pagine, soprattutto perché il concept dietro questo libro, il fulcro, è decisamente ambizioso. Stiamo parlando comunque di un libro che comunque lascia grande spazio appunto all'illustrazione, perché stiamo parlando di un libro che ruota attorno alle immagini, quindi era inevitabile, un libro che ha come obiettivo appunto lo studio delle immagini dal Rinascimento a Instagram, quindi ai giorni nostri. Però attenzione, perché Falcinelli descrive, smonta le immagini non tanto dal loro significato, quindi chiedendosi, analizzando il loro significato e il perché l'artista abbia deciso di ritrarre un soggetto in un modo piuttosto che in un altro per raccontare qualcosa, ma effettivamente il loro meccanismo, come funzionano le immagini, come effettivamente sono cambiate e come è cambiato anche il rapporto tra spettatore e opera. È decisamente interessante e molto ambizioso come spunto iniziale, e devo dire che il risultato finale è estremamente coinvolgente e soprattutto molto ben approfondito. Falcinelli parla in modo chiaro, ma allo stesso tempo veramente efficace, quindi è un libro adatto a qualunque tipo di lettore, sia a chi maneggia la materia professionalmente o per interesse personale, e sia invece ai profani. È estremamente trasversale come libro, e proprio la capacità di scrivere in modo così chiaro, semplice e allo stesso tempo portando il lettore a chiedersi come funzionino effettivamente le immagini in un contesto come quello contemporaneo in cui le immagini sono predominanti e ne siamo bombardati, è estremamente affascinante. Appunto non parlerei oltre, vi dico solo che il libro l'ho adorato e innanzitutto ringrazio tanto Riccardo di aver accettato di rispondere alle mie domande. Gliel'ho mandate proprio così attraverso una corrispondenza telematica e mi ha appunto inviato le risposte in video, quindi avverrà questa conversazione montata così, che però secondo me offrirà tantissimi spunti di interesse. Spero che appunto possa essere interessante anche per tutti voi. E quindi niente, ringrazio in anticipo Riccardo Falcinelli e partirei subito con la prima domanda. Allora, la prima domanda riguarda appunto il punto di partenza da cui sei partito con questo libro, perché Figure comunque mostra sin dalle prime pagine il suo obiettivo. Il fatto che comunque molto spesso, anche visitando un museo, uno spettatore di fronte a un'opera d'arte si chiede: ma che cosa significa? Ma cosa avrà voluto raccontare l'artista? E invece quasi mai si chiede come funziona questa immagine. E quindi, come è nata l'idea del libro e soprattutto
Come è avvenuto il processo di ricerca dietro a questo libro, che immagino sia stato immenso? Se noi guardiamo la maggior parte delle domande, se noi ci soffermiamo sulla maggior parte delle domande che il pubblico dei musei fa di fronte a una certa opera, sono tutte domande legate al significato di quell'immagine, ovvero che cosa significa, che cosa rappresenta, oppure le guide parlano delle condizioni storiche in cui quel quadro è stato inventato, su chi erano i committenti. Ecco, queste sono domande di storia dell'arte. Io invece volevo scrivere un libro di storia delle immagini, che è una cosa diversa, ovvero nessuno oserebbe chiedere a una guida perché la Gioconda è un rettangolo. E queste invece sono le domande che volevo farmi io. Perché io non sono uno storico dell'arte, e quindi non ho scritto un libro di storia dell'arte, io sono un designer. E quindi volevo raccontare la storia delle immagini dal punto di vista del design. Quando si è deciso che i quadri sarebbero stati rettangolari? Perché i nostri cellulari hanno certi tipi di proporzioni e perché al cinema ce ne sono delle altre? Ovvero perché il cellulare lo guardiamo verticalmente e invece il cinema lo guardiamo orizzontalmente? Queste non sono cose scontate. Questi sono dei fatti che appartengono di diritto alla storia delle immagini. E poi c'è anche un'altra questione, tanto per spiegare la differenza, no, tra immagini e storia dell'arte. Mi è capitato in questi anni di osservare i quadri che troviamo nelle camere d'albergo, e i più diffusi sono gli impressionisti. Mi è capitato spessissimo di trovare nella mia camera d'albergo le ninfee di Monet o le albicocche di Cézanne. Ecco, la storia dell'arte ci spiega quel dipinto, ci spiega chi era Cézanne, qual era il contesto culturale in cui è nato quel particolare tipo di quadro, mentre la storia delle immagini si fa altre domande, che sono quelle che mi faccio io. Cioè, da una parte come è stato composto, perché le albicocche stanno a destra anziché a sinistra, ma anche perché è finito in una camera d'albergo, perché nelle riproduzioni che troviamo negli alberghi c'è Cézanne, ma non c'è, ad esempio, una crocifissione medievale. Ecco, sembrano domande buffe, marginali, però visto che viviamo in una società in cui le immagini ce le abbiamo intorno tutti i giorni, credo sia importante, cioè questo è quello che volevo provare a raccontare, perché alcune immagini hanno più successo di altre, perché si diffondono in un certo modo alcune e non altre. Quando è che nella storia dell'umanità si può parlare effettivamente di nascita delle immagini? Da quando si può parlare di immagini proprio come le intendiamo oggi? Ma possiamo dire che noi parliamo di immagini da quando esiste la riproducibilità delle immagini, ovvero da quando nell'Ottocento siamo stati in grado di fotografare delle cose e di riprodurle altrove, e oggi addirittura di trasmetterle. Oggi la grande caratteristica delle immagini è che sono trasmissibili. Noi non ci limitiamo a fare una foto, ma immediatamente possiamo postarla e condividerla con centinaia, se non milioni, di persone. Qual è la differenza? Prima della fotografia, un quadro era un quadro e un vaso era un vaso. Erano due oggetti distinti, profondamente distinti. Oggi, nel momento in cui io posso fotografarli e metterli uno a fianco all'altro e farli occupare virtualmente a entrambi lo spazio di un rettangolino, ecco che cominciano a somigliarsi materialmente. Se io scorro il feed di qualunque social, trovo la foto del piatto che sto mangiando, il dipinto, il fotogramma del film televisivo, la foto politica. Ecco, il fatto che cose tanto diverse, la faccia del Presidente del Consiglio, un piatto di spaghetti e Botticelli, occupino lo stesso spazio rettangolare, questo fa sì che siano tutti simili, che siano tutte immagini. Questa è una condizione che nel Medioevo semplicemente non esisteva. Secoli fa, e questo lo dici anche nel libro, era normale avere a che fare con le immagini in modo abbastanza sporadico. Ad esempio, per una persona comune, secoli fa, era normale interfacciarsi con un quadro, ad esempio andando a messa la domenica, e rapportarsi appunto con i dipinti religiosi. Oggi invece viviamo comunque in un contesto in cui siamo bombardati da tantissimi stimoli visivi e viviamo in una vera e propria cultura dell'immagine. Com'è cambiato il nostro rapporto con le immagini nel corso del tempo? Se noi proviamo a immaginare quello che significava un'immagine per un uomo di altre epoche, l'esempio che a me viene spesso di fare è quello
di un contadino nel Medioevo. Perché un contadino? Perché era analfabeta, non partecipava alla cultura alta e l'unica immagine che probabilmente vedeva era una pala dipinta la domenica in chiesa o un ciclo di affreschi se viveva in un contesto un po' più ricco. Ecco, quando noi parliamo di immagini artificiali, di immagini fatte dall'uomo, non parliamo delle immagini che ci figuriamo in testa, quelle della fantasia, parliamo di costruzioni, di artefatti, quindi dipinti, disegnati, costruiti, allestiti in un certo modo. Ecco, per quel contadino medievale l'esperienza di quel quadro aveva un valore potentissimo, tanto che la raffigurazione di Dio, di Gesù Cristo, della Madonna, erano delle presentificazioni della divinità a tutti gli effetti, quindi avevano un potere che andava ben al di là della semplice raffigurazione. È ovvio che noi che viviamo in un mondo dove invece le immagini sono continue, costanti, io per primo che vi sto parlando in questo momento sono un'immagine. Beh, abbiamo un rapporto molto diverso, sicuramente più distratto, sicuramente meno sacrale, e quindi forse la grande sfida di oggi, e questa forse è anche una delle ragioni per cui mi è interessato parlare di questi argomenti, è chiedersi come facciamo a essere veramente attenti, come recuperiamo quel senso di magia, se non di sacro, che avevano le immagini nelle epoche passate. C'è un passaggio che ho trovato molto affascinante all'interno del libro in cui mette a confronto due paesaggi molto diversi però, sia per stile che per background culturale. Abbiamo ad esempio un paesaggio di Corot che appunto segue il gusto, il background occidentale dove è immediatamente riconoscibile un punto d'ingresso nello sguardo, e quindi noi entriamo subito all'interno del dipinto, capiamo subito dove andare a parare con l'occhio, e allo stesso tempo è facile e immediata l'uscita dal quadro, quindi noi capiamo immediatamente dove ci troviamo e che cosa stiamo guardando. Diverso invece è un altro dipinto del pittore cinese Yuan Jin, che invece ha un approccio totalmente opposto, nel senso che anche da background culturale per l'Oriente l'idea di rapporto con l'arte non è tanto la contemplazione quanto più un approccio meditativo immersivo. Infatti il paesaggio del pittore cinese porta lo spettatore a non avere chiaro dove lo porterà quel sentiero e come uscirne, ma è un sentiero decisamente più tortuoso che lo porta effettivamente a perdersi all'interno dell'opera. Uno scontro tra due punti di vista che ho trovato estremamente affascinanti. Ora però, con la globalizzazione, con le forti ibridazioni tra culture, viene da chiedersi se queste differenze di rapporto con le immagini a livello di culture diverse sia ancora così netto, cioè come è cambiato il rapporto con le immagini attraverso anche le varie culture. Ci sono delle divisioni nette o è tutto più ibridato? Possiamo parlare effettivamente di unificazione dello sguardo? Se noi confrontiamo immagini di culture diverse in epoche diverse, ci rendiamo conto che le differenze non sono soltanto stilistiche, ma sono anche delle differenze profonde del modo con cui noi ci rapportiamo a queste immagini, del come le guardiamo. Mi verrebbe quasi da dire del come usiamo la mente di fronte alle immagini. L'esempio che io faccio nel libro è tra un dipinto ottocentesco, europeo, francese, e un dipinto sempre ottocentesco di cultura cinese. E la differenza non è soltanto appunto stilistica, ma se noi andiamo a vedere proprio cambia il modo con cui usiamo gli occhi, i movimenti oculari. Mentre la costruzione del dipinto francese è basata su un unico punto focale al centro fortissimo e tutto converge in quel punto, la costruzione del dipinto cinese è fatta di tanti piccoli punti sparpagliati, quindi il nostro occhio si muove di continuo e dall'alto in basso, a destra, a sinistra. La differenza quindi è in quello che il quadro chiede, cioè in quello che ci chiede di fare, come ci chiede di spostare l'occhio su quella superficie. E questo perché i quadri sono effettivamente due oggetti diversi in due culture diverse. Per la cultura francese è un oggetto già moderno come lo intendiamo oggi, cioè un'immagine da guardare, da osservare, magari usata per arredare. Nella cultura cinese invece quel dipinto, quel appeso alla parete, è
un oggetto di meditazione che ci chiede di muovere lo sguardo attraverso i sentieri che vediamo raffigurati, come se noi fossimo dentro il quadro, come se noi fossimo, stessimo partecipando a una passeggiata spirituale. Ecco, questo confronto fatto fra culture diverse ma epoche diverse, è evidente che ci mette sotto il naso una questione cruciale, ovvero se 100, 200 anni fa ogni cultura aveva un suo modo di usare le immagini, è indubbio che oggi, quella che chiamiamo globalizzazione, ma anche le commistioni culturali e visive fra culture diverse, stanno modificando il nostro rapporto con le immagini, cioè il nostro occhio comincia a funzionare in più modi e soprattutto sta diventando più simile il modo in cui in parti diverse del mondo usiamo lo sguardo per guardare quello che abbiamo di fronte. E credo che questo sia importante non solo per una comprensione culturale del momento storico che stiamo vivendo, ma anche per chi si occupa professionalmente di fare il designer, l'artista o l'illustratore, di porsi tutta una serie di problemi legati a chi davvero guarderà quello che sto facendo e come lo guarderà. Perché oggi noi progettiamo non per i nostri connazionali, ma progettiamo a livello globale. Qual è stata, a tuo parere, l'invenzione più rivoluzionaria nella storia delle immagini? Credo che la più grande invenzione nella storia delle immagini, sempre considerando le immagini come quegli oggetti moderni che ci circondano tutti i giorni, sia dal punto di vista concettuale la prospettiva. Perché la prospettiva, quest'idea di guardare il mondo da un unico punto di vista fermo, è alla fine il presupposto che porta concettualmente al punto di vista unico della macchina fotografica, della fotocamera. In fondo, al di là di tecnologie più sofisticate, la ripresa che io sto facendo adesso con una webcam ha il suo presupposto concettuale, il fatto che io guardo in un punto, c'è cioè quel punto che guarda me proprio nella prospettiva quattrocentesca. Da un punto di vista tecnico, sicuramente l'evoluzione, quindi l'invenzione più importante in proposito, è la camera oscura, che è il presupposto appunto dell'obiettivo fotografico che usiamo oggi. Se noi prendiamo una qualsiasi immagine progettata oggi nel mondo contemporaneo su questo pianeta, è altamente probabile che quell'immagine sia passata attraverso un qualche tipo di obiettivo fotografico. È interessante anche il passaggio in cui sveli che comunque le grandi innovazioni dell'arte moderna e del XIX secolo, come ad esempio le sperimentazioni nel campo dell'astrattismo, in realtà vengano in un certo senso inconsciamente naturali sui social network. Ci sono delle foto sui social network, ad esempio soprattutto Instagram, che mietono like non tanto per ciò che rappresentano, ma per come sono composte. Beh, se noi guardiamo le immagini che vengono postate sui social network, penso a Instagram in primis, il fatto che noi mettiamo un cuore, un apprezzamento, oppure che facciamo un commento di gradimento, o anche magari di disgusto perché quell'immagine non ci è piaciuta, sempre più spesso non passa per quello che l'immagine raffigura. In fondo, se noi scorriamo il feed di Instagram, le immagini raffigurano più o meno tutte le stesse cose, persone che sorridono, selfie, piatti di cucina, luoghi che abbiamo visitato, libri che abbiamo letto, oggetti che ci piace avere, angoli della casa. Non è tanto quello che raffigurano queste immagini che noi apprezziamo, è il come sono state costruite, il tipo di luci, il tipo di inquadratura. Gli stessi commenti che troviamo sotto spesso elogiano il tipo, no, di fotografia. Ecco, le immagini con cui abbiamo a che fare sempre più spesso le valutiamo per il come sono fatte, non per il cosa raffigurano. Certo, non è che il cosa è irrilevante, però il come sta diventando un aspetto sempre più importante, anche se non gli diamo spesso consciamente tutto questo peso. E io nel libro metto questa cosa in relazione con l'esperienza dell'astrattismo in pittura. Sembra qualcosa di distantissimo, no? Dice che c'entra la pittura astratta con le foto di Instagram, ma di fatto, se noi pensiamo sempre a epoche passate, molto lontane da noi, pensiamo a un'icona bizantina. Ecco, chi pregava quell'immagine non si poneva la domanda del come era fatta. Quell'immagine era il cosa, cioè era Dio, era il volto di Cristo. Oggi noi siamo più smaliziati e anche, insomma, le persone comuni
si soffermano sul come è stata fatta un'immagine, perché l'esperienza della pittura ottocentesca ha radicalizzato il nostro rapporto con l'artificio, cioè col fatto che una superficie dipinta raffigura qualche cosa, ma è anzitutto una superficie dipinta. E così, quando noi guardiamo una foto, noi guardiamo che cosa raffigura, ma allo stesso tempo non possiamo scordarci che quella è un artificio, che quella è una superficie inventata da qualcuno in un certo modo. Ci sveli come l'editoria su una medesima immagine, in base al taglio che pone, ad esempio, soprattutto se si tratta di un dipinto, in base a cosa sceglie di inquadrare di uno stesso quadro, di ritagliare effettivamente, racconta una storia diversa. Quindi lo stesso quadro ritagliato in più dettagli diversi può raccontare effettivamente tre storie diverse. Beh, come dicevo già prima, questo è un libro che parla molto di arte, ma è un libro scritto da un designer, quindi è un libro che si pone domande di design. Potremmo quasi dire che è una storia dell'arte raccontata dal punto di vista del design, cioè della progettazione. Che vuol dire questo? Vuol dire che non solo io mi chiedo come funzionano le immagini, ma mi chiedo anche come le usiamo. Al solito, la storia dell'arte ci racconta la storia. Io qui volevo raccontare l'uso, cioè una pragmatica delle immagini. E perché? Perché questo è uno degli aspetti centrali del mondo contemporaneo. Cioè, noi non ci limitiamo a guardare un dipinto o una fotografia o un film. Beh, oggi noi ci facciamo anche delle cose. Per esempio, le condividiamo sui social, oppure li trasformiamo in meme e usiamo il fotogramma di film per fare un commento sulla bacheca di qualcuno, magari in maniera ironica o sarcastica o di ribaltamento. Ecco, noi le immagini oggi le usiamo, non ci limitiamo a guardarle. Uno di questi usi è come le tagliamo, ed è il mio mestiere. I grafici passano il tempo a tagliare le foto, i dipinti, per metterli in pagina in un certo modo, e io dimostro nel libro, cioè dimostro, mostro, metto sotto il naso di tutti, come un taglio può cambiare il punto di vista sull'immagine fino al punto di farle raccontare una storia completamente diversa, ma il suggerimento è anche un altro, ovvero oggi tutti tagliamo le foto, tutti tagliamo le immagini. Lo stesso Instagram, nel momento in cui ti fai una foto, ti permette di rifilarla in un certo modo, di correggerne il colore. Ecco, io credo che il desiderio di scrivere figure sia nato dal rendersi conto che oggi tutti sono un po' produttori di immagini e quindi credo che le mie competenze professionali non sono più soltanto professionali, ma un briciolo di queste conoscenze in fondo dovrebbe riguardare tutti, se non vogliamo vivere in una società in cui le immagini sono qualcosa che subiamo e non qualcosa di cui abbiamo poi alla fine una coscienza reale perché fanno parte proprio non solo della nostra vita, ma delle nostre attività quotidiane. Come prevedi che cambieranno le immagini in un futuro prossimo? È molto difficile dire quale sarà il futuro delle immagini. Sicuramente dietro l'angolo c'è la realtà virtuale. Ora, la realtà virtuale cancella completamente la distinzione, appunto, fra lo sguardo naturale sul mondo e la costruzione artificiale di immagini. O meglio, più diventa sofisticato, più va in quella direzione. Mi spiego, voi mi state guardando in questo momento, mi vedete dentro un rettangolo. Quindi dite, dentro il rettangolo c'è Riccardo Falcinelli che parla, è un'immagine, poi c'è la cornice e fuori c'è il mondo reale, cioè la stanza in cui vi trovate. La realtà virtuale cancella questo bordo, questa cornice, e fa sì che quello che noi vediamo, per quanto sia un'immagine, sfumi come nella visione naturale. Nel momento in cui la realtà virtuale diventerà diffusa, sicuramente ci sarà un cambio di paradigma anche nella valutazione delle immagini nel passato, perché di fatto fino ad oggi la storia delle immagini è la storia di invenzioni, artifici che hanno un confine. Che sia il dipinto del Rinascimento, che sia il tatuaggio fatto sulla spalla, l'immagine a un certo punto finisce. Noi possiamo dire questo è il mondo, questa è la realtà, questa è l'immagine. E da ultimo, sempre con uno sguardo al futuro, quali delle immagini di oggi resteranno nel futuro? Cioè, saranno ricordate? Quali saranno le immagini che resteranno in futuro? Anche questa è una domanda difficilissima da prevedere. Noi oggi conserviamo tutto,
Internet è un archivio gigante che ci permette di conservare virtualmente tutto quello che abbiamo creato e abbiamo un accesso ai documenti del passato come non si era mai visto prima. Quindi da una parte tutte le immagini rimarranno ai posteri. La domanda vera però è quali immagini i posteri desidereranno guardare di più. Una cosa mi viene da dire, sempre più importante è l'immaginario culturale che noi lasciamo a chi viene dopo di noi. Cioè, quello che per noi è stato molto importante, che sentiamo di dover lasciare alle generazioni successive. Anche se può sembrare incredibilmente profano e da un certo punto di vista anche angosciante, le immagini che caratterizzano il nostro mondo culturale di oggi sono le immagini famose. Mai come nelle epoche passate, noi stiamo dando importanza a ciò che è famoso. Cioè, se nelle epoche precedenti alle nostre, nel Medioevo, nel Rinascimento, ma anche probabilmente fino all'Illuminismo, per noi quello che era importante era un valore d'élite, perché la cultura era fatta dalle classi aristocratiche e quindi era importante ciò che era speciale e rarissimo, noi, proprio perché viviamo in una società di massa, invece apprezziamo ciò che è famoso. Che cos'è il famoso? Il famoso è ciò che spicca in una società di miliardi di individui e di miliardi di immagini. Quindi, per paradosso, mi verrebbe da dire che chissà che le immagini che rimarranno ai posteri non saranno alcune icone assolute che sono diventate iperfamose nella società di massa, cioè la Coca-Cola, le orecchie di Topolino, le Marilyn di Warhol, cioè tutto quell'immaginario popolare che si è diffuso più di altre immagini. Detto ciò, io ringrazio ancora Riccardo Falcinelli di aver dedicato il suo tempo a rispondere alle mie domande, di essere stato ospite qui sul canale. Per me è stato un viaggio estremamente bello. È stato un viaggio estremamente bello quello della storia delle immagini, capire effettivamente anche il meccanismo che c'è dietro una semplice immagine. Lo trovo una cosa estremamente affascinante. E è stato bello anche sentire l'approfondimento direttamente da lui. E quindi niente, detto ciò, appunto, ringrazio nuovamente l'autore, consigliandovi caldamente, appunto, Figure, il suo ultimo libro uscito per Einaudi, un libro meraviglioso, adatto a tutti, e vi consiglio anche, già che ci siete, i suoi precedenti. Cromorama, fantastico, era un saggio che illustrava appunto il significato dei colori, e invece un testo che ci porta a conoscere effettivamente che cosa si parla quando si parla di design è Critica Portatile al Visual Design, anche quello consigliatissimo. E quindi niente, sperando che questo video d'approfondimento, l'intervista, vi sia piaciuta, io vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao!